sindaco numeri importanti, oltre 1000 pernottamenti, poi chiaramente l'indotto, tante persone, una carovana che ha portato economia in questo territorio in questi 2 giorni. Sì, porta economia diretta e anche economia a seguire, perché attraverso questo evento si fa una promozione dell'immagine della città straordinaria, insomma tutti ricordano le riprese, la regia fatta nel 2019, l'Aquila sembrava ancora più bella nella reinterpretazione data dalla RAI e da RCS. Siamo molto contenti di poter ospitare la partenza che mancava da tantissimi anni, così come siamo stati contenti ieri di vedere l'arrivo quasi da epopea faticato, storica, un arrivo faticato con un freddo incredibile, con una pioggerellina che tagliava la faccia, e quindi la grande prestazione del colombiano ma anche del nostro Giulio Ciccone, che per un pochettino non è riuscito a prendersi la tappa, però comunque oggi è quarto in classifica. Insomma, io lo definisco l'avvenimento internazionale popolare per eccellenza. Eh sì, una manifestazione storica importante, sono tutti affezionati, e i riflettori che sono tornati a riaccendersi trovano una città completamente diversa, no? Da quando ho fatto anche il giro subito dopo il terremoto, questo fa tanto. Sì, perché racconta una narrazione diversa, l'Aquila si sta progressivamente scrollando di dosso, l'immagine di città terremotata e basta, che comunque rimane impressa a fuoco naturalmente nella storia e nel vissuto di ognuno di noi, però racconta anche di tante bellezze che stiamo riconquistando. La partenza in piazza serve anche per accendere i riflettori su quello che ancora c'è da fare, però a partire dalla cattedrale, dai ritardi, certo, che si stanno accumulando nelle chiese e anche in un pezzo importante di ricostruzione pubblica. Voi avete fatto miracoli, tra virgolette, per quanto riguarda la viabilità, perché poi ricordiamoci, sono i cantieri, quindi non è semplice interrompere appunto quello che sta accadendo, e poi la parte della nuova viabilità che si è incontrata proprio col passaggio di questo giro, quindi una serie di situazioni estreme, sindaco. Beh, se no non saremmo all'Aquila se non dovessimo reinventarci ogni giorno qualcosa, però anche a fronte di qualche disagio che vivrà la città, già da questa mattina si vedevano le vetrine con tutte colorate di rosa, gli uffici, la gente, i ragazzi, le famiglie. Insomma, è una grande festa, e come tutte le feste fa passare in secondo piano magari qualche difficoltà che si vive per la circostanza in generale.